Continuiamo il nostro viaggio verso Bergamo. Meglio, meglio signori, benvenuti nel grande circo della vita. Quello che vi appare mai non è. Fate un bel respiro e fate il vostro gioco. Che sia lunga o che sia corta, la vita è solo un fuoco. Comunque scusa, ma non stiamo tutti in zona rossa, sta in traffico, cioè sta tutti i camion, per motivi penso che siano lavorative. Però c'è sta più traffico di quando c'è sta nelle zone bianche, che va bene, eh? È un ritorno alla normalità. Anch'io sono in fiera. Ciao, ben arrivati. Come va? Allora, arriviamo alla fiera di Bergamo. Alla fiera di Bergamo, posto nel quale io sono già andato altre due volte, una volta per le ramazze dei leghisti che si autoepuravano e un'altra volta quando è arrivato il camper di Renzi, quindi in due contesti diciamo uguali e contrari forse così, ma la fiera di Bergamo da un anno è tutt'altra cosa e diciamo si segue l'emergenza in tutte le sue fasi, in questo momento si stanno facendo le vaccinazioni, noi arriviamo e chiediamo l'autorizzazione subito in realtà, ma il primo giorno non ce la danno, diciamo forse avevamo sottovalutato la cosa, ma incontro Chino che forse Michele conosce, cantante degli Arpioni, storica band di ska di Bergamo, e mi aveva già guidato in quei viaggi a Bergamo. Chino è da poco uscito di casa perché ha avuto il Covid. Bene, sarebbe peccato lamentarsi per come poteva andare, per come è andata. Eccezionalmente sei negativo. Sono uscito. Sto un po' malino, un po' benino, ho degli strascichi, questo raffreddore che non va mai via, ho dei mal di testa frequenti, ma soprattutto una specie di fiacca che salta fuori anche dopo una camminata di 100 metri. Vado a prendere la macchina, quando salgo sono contento, ecco. Però mi hanno detto di aspettare, che è una questione di tempo e poi si torna atletici come prima. Dopo un mese e mezzo di quarantena malattia, non so quante pinte di, come si chiama quella roba che fa schifo, cavolo, sa di torba, cortisone, bisognerà sgonfiarsi un po', smaltiremo. Durante tutto il primo lockdown, ma tu mi facevi da inviato qua sul posto, portava delle medicine da mangiare. Sì. Insomma ci stanno questi che ti aiutano, capito? I volontari, solo passi per buonista, ma rischi pure da malate, ma se non cade chi lo fa? Del resto stiamo in guerra e questi sono come staffette partigiane, pensa che a Bergamo, dove la guerra, mo... è proprio guerra. Ne organizza un po' insieme a altri, un amico. Ciao Zoro, qua Chino da Bergamo. Stiamo facendo un po' di consegne, che siano spese, che siano medicine. A Bergamo tra il 9 e il 13 marzo sono morte 126 persone rispetto alle 13 dell'anno scorso. Siamo più di 1000, Zoro, più di 1000 morti a Bergamo. Se ci si lascia andare è un disastro. Ragazzi, grazie. A lei. Cercate di stare bene, naturalmente. E tutta questa attività adesso che fine ha fatto? Man mano che chi di dovere se ne è riuscito a occupare in pieno, noi abbiamo deciso di lasciare il passo a chi era più competente, anche se noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare nel momento in cui serviva farlo. Quasi. Allora, loro, un applauso intanto alla loro attività, al loro anche coraggio, diciamolo, nel senso che poi... Tornato un anno dopo, qualcuno diceva, loro mettevano la testa fuori di casa nel momento in cui c'era proprio paura a farlo, anche adesso, tutto sommato, ma adesso, come dicevamo anche con Antonio, insomma, si gira. In quel momento, era quello il momento, era marzo, questi filmati qua mi arrivavano nel mese di marzo da Bergamo ed era il momento dove c'era stata questa
altissima mortalità improvvisa proprio lì. Situazione vaccini adesso com'è? Commissariateci, vi prego, perché davvero la regione è fuori di testa completamente. Bravissime persone che stanno in trincea, ma dal punto di vista davvero organizzativo è un disastro. È immeritata questa cosa qua. Che qua è partita tardi e è partita lenta, è un dato di fatto. La vaccinazione. Perché c'è Alberto Laso che diceva che voleva vaccinare 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, no? Certo, io se ti racconto che c'ho i capelli lunghi e biondi, tu che fai, ci credi? Senti, adesso dove stiamo andando? Qui stiamo andando davanti all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove settimana scorsa è venuto il presidente del Consiglio Draghi a inaugurare il parco, chiamato il Parco della Memoria, quindi il 18 marzo è stato dedicato alle vittime della Covid. Avete suonato? Damon Albarn, i Blair, The Universal, per il compleanno il 23 marzo di Damon Albarn. Veramente, tanti auguri, sarà contento Damon. Ma continuiamo ad andare in giro per Bergamo insieme a Chino. Andando adesso, Chino. Adesso passiamo in via Borgo Palazzo, diventata famosa con quelle immagini dei camion, e poi facciamo un giro al cimitero, perché anche io e la mia famiglia purtroppo ci ho avuto questa grossa perdita, che mio fratello Felice Ferri, che è morto a dicembre. Da una parte è una cosa normale, da una parte è un po' così, saputo di beffa, ma così, anche ingiustamente. Quanti anni c'era tuo fratello? Mio fratello aveva 58 anni. Per lui a Bergamo c'è una storia, lascia davvero, oltre alla famiglia, noi, anche la sua famiglia più allargata, perché comunque era uno dei fondatori di un pezzo di ultra dell'Atalanta, delle brigate nero-azzurre. L'Atalanta era una delle cose che lo faceva star bene, lo faceva sorridere. Tutti presenti, anche al suo funerale, infatti è stata una cosa un po' strana, molto bella. Restituito anche un po' di quello che ci è mancato durante la sua breve malattia, di fatto, perché... Quanto è durata? È durata un paio di settimane, di fatto. Noi non abbiamo avuto modo, come nessun altro d'altronde, ovunque, di potergli stare accanto. È andato all'ospedale di Terni, io e mia sorella siamo scesi anche... con delle speranze, tra l'altro. 58 anni, dici, ce la fa. E questa cosa qua l'abbiamo dovuta anche tenere nascosta a mia madre. Gliela racconti a pericolo scampato. Questa cosa è stata un'altra cosa davvero tremenda, perché comunque poi è stato Quindi davvero... Quindi gliel'hai dovuto dire a tua madre. È stata, sì, l'esperienza più brutta della mia vita. Il fatto di dover dire a tua madre una cosa del genere. Mia madre l'ha voluto vicino, qua in città, quindi quando è arrivata la salma siamo riusciti a salutarlo in qualche maniera e a fare un funerale dignitoso. È una cosa da più manca tanto questa. Certo. Detta cruda, te lo chiudo. Ma non sai più, non lo vedi più. Nei giorni clou c'è stato anche di peggio, perché mare che sparivano. Guarda, brividi, brividi. Andiamo con Chino al funerale. Chiuso il cimitero. Sì, al funerale, al cimitero, scusate. Però il cimitero è chiuso perché arriviamo dopo l'orario di chiusura. Lui non era mai andato in quell'orario e quindi ci ripromettiamo di tornarci. Il giorno dopo abbiamo un appuntamento, dovevamo andare alla fiera di Bergamo, il primo giorno non avevamo avuto l'autorizzazione, il secondo giorno ci riusciamo. Buongiorno Bergamo, sai che sole a Bergamo. Questo è l'albergo Cece e Simo, che saluto, questa è la colazione col numero della camera, ognuno ha la sua. Ore. 200 metri, svolta a destra. Buongiorno Pier, ciao. Buongiorno Diego, tutto bene? Torniamo in fiera. Senza cintura, Pier. Sì. No, vabbè, così te lo dico. Queste macchine moderne te lo dicono subito quando sei senza cintura, vedi? Grande. Andiamo in fiera, che ieri non ci avevano dato l'autorizzazione per entrare a filmare. Come dici, Pier? È nata la figlia della Ferragni e Fedez. Quando? Mo. Dai. Lo vedi, belle notizie. C'è la foto. C'è la foto, però tutta viola. Tutta viola, ma via viola. Allora, è arrivata la notizia, l'attualità stretta comunque, sì, vaccini, va bene, ma comunque è nata la figlia della Ferragni e Fedez, è tutta viola. Lì per lì non ho capito, poi capiremo durante il resto della puntata a cosa si riferisca, cosa si riferisse Pierfrancesco. Eccoci qua. Ah.
35%. C'è questa cosa qua, siamo venuti pure ieri, ma sono delle lattine di Coca-Cola che escono fuori. Un quantitativo esagerato. Tutto, pure la siringa che entra. La bolla dell'aria nel circuito. Sì. Allora là ci devo mettere tutta una musica particolare. Andiamo dal sindaco? Andiamo dal sindaco. Ogni struttura, mi piaccia un'avventura. Potrai parlare al cielo se lo vuoi. Grazie. Quanto c'ho? 33. Mazzo, 33. Ciao sindaco, sta lì. Master, il più bello ufficio dove sono stato. Ti è piaciuto? Cioè, in assoluto o in assoluto? In assoluto. Nella sua vita. La prima cosa che faccio quando entro è se ci sta Mattarella. Ce l'abbiamo qua Mattarella. Ho cominciato nella cornice d'argento. Ah, ecco. Allora sindaco. Praticamente mi sono ricordato che io in Ferrari sono stato, questa è la terza volta che ci vado. La prima volta sono stato con i leghisti, con le ramazze, ti ricordi? Sì. La seconda volta ci sono stato che ci siamo incontrati. Ci siamo a Matteo Renzi? Certo. 2012? Sì, l'altro giorno ho fatto rivedere quelle immagini perché ho fatto tutta una storia del PD arrivato all'ottavo segretario. PD di cui tu fai parte? Sì. E niente, ho rimandato quelle immagini perché fu comunque un piccolo punto di svolta pure quello. A chi le hai fatte vedere? A più di 1 milione di persone, cioè quelli che ci hanno guardato. No, non era una visione privata, faceva parte di questa grande. Non ho visto la punta. Tranquillo, ma è vera sta cosa. Quale? Così che voi avete un po' scazzato. Per colpa tua? Sì. È vero. Mannaggia miseria. Probabilmente avevo scazzato lo stesso, poi. Ma quel servizio in cui lui sembrava Ambra di Buon Compagno. Lui si diede da solo dell'Ambra Angiolini. Inevitabilmente tu eri Buon Compagno in quel caso. Insomma, non era il mio mestiere quello. Niente, è finita non così. Sarebbe durato lo stesso. Ma tu gli stavi scrivendo davvero? È quella cosa dei messaggi che io avevo deciso. Sì. Era così? Ok. Ah, quindi vedi, non era un'illazione. Cioè... Lui teneva il telefono acceso in trasmissione, non è che io gli dicessi quello che doveva dire, quindi non avesse nessun bisogno di me. Questa è una digressione sul tutto, però già che sto qua, anche durante i comizi, vabbè, niente, questa cosa che io avevo deciso fosse una sciamezza, in realtà probabilmente era vera. Ma l'hai visto il mio segretario? Chiedo io una cosa. Ah, il tuo segretario sarebbe Letta? Sì. L'hai visto quando si è annunciato da noi? No, non l'ho visto. Neanche quando il tuo segretario decide di ufficializzare che è il tuo segretario. Lui dice che ha imparato un sacco di cose. Mi sembra molto determinato. Molto determinato. Ha cambiato un po' l'aria. È cambiata un po' l'aria, vediamo, faremo a vedere. Diciamo che all'inizio sembra sempre cambiata l'aria, vediamo. Se non altro conosce l'ambiente, ecco. Grazie sindaco. Ciao. Grazie. Buon lavoro. Ciao. Un applauso al sindaco di Bergamo. Cori, che ne ha dette tante, ne ha dette tante nel senso che ha raccontato tanto e alcune cose insomma fanno particolarmente impressione, ripercorrendo, andando alle date, se avessimo fatto questo magari si sarebbero potute evitare alcune cose e niente, anche ricordare come si stava in quei giorni dove si pensava che il virus fosse in Cina e loro soprattutto ce l'avevano invece già lì, e il non avere mascherine per esempio, anche tutti quanti i sistemi di protezione non erano così reperibili, diciamo. Ritorniamo da Chino. Sono ancora positivo, sto bene, non ho mai avuto niente, ma inizio è tutto molto duro. Insomma, adesso inizia a essere un po' dura. Però, okay, dai. Fammi sapere come va, dai. Ti serve qualcosa, dai. Sono io che ti aiuto. Grazie mille, un abbraccione. Ciao. Devo fare un gruppo di autoaiuto tra positivi e ex positivi. Questo chi era? Uno del Maite mi ha aiutato quando stavo male. Io adesso sarei beccato a lui. Oh,
Non so, c'è ieri che mi diceva che c'è un'area che si vede che è nuova. Sì, sì, da là in giù, quasi solo Covid. Perché anche noi siamo in un'area così. Ah, vai. Piano piano. Tu sei sempre convalescente, eh? Aspetta, ci siamo. Dicono che il post-Covid ti rincoglionisca un po'. Ammetto che questa cosa è un po' successa. Vengono gli amici, ti chiedono di lasciargli dei santini, li prendono direttamente da qua. Con la foto di tuo fratello? Sì. Perché sono cose che gli lasciano i suoi amici. Sì. La sciarpa della Taranta. Sì. Le famiglie intere sono state sterminate nei primi tempi quando è stato tutto preso in contropiede, un disastro. Qua sono tutti del 2020, 12 marzo, 9 marzo, questo è proprio in successione, 9 marzo, 11 marzo. Song final, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. Every time we say goodbye. Every time we say goodbye. Se potremmo andare a mangiare una cosa a casa tua prima di ripartire. Perché no? Questa è la via dove sono passati i carri dell'esercito. Arrivavano dal cimitero, ho girato qui a sinistra. Le foto quindi dove non l'hanno fatte? Da questi condomini qua. Infatti si vede il benzinaio nelle immagini. Siamo soli.
c'ha la musica? Sempre. Sempre? Sempre. Perché? Perché fa compagnia alla casa. Capito, ma non c'è stare. Ma c'ho la gatta, c'ho gli animali. E quindi hai la musica tutto il tempo? Se me lo dimentico non mi dispiaccio, dai, ci sta. Allora c'è la gatta. Mazza, la coperta degli arpioni pure. Eh sì, eh. Il mio calendario per no, fase no. Covid. Mettendo tutte le cose che capitavano, giusto per i vari tamponi fatti. Tosse secca, mal di schiena, tampone positivo, da. Fiacca tosse, mal di testa. E il tampone negativo non ce l'hai qua? Ce l'ho. Ce l'hai? Pronto soccorso, più esami, tutte le varie robe. Muco, raffreddore, poca tosse, rinite, muco. Raffreddore, sinusite forte, fortissima, non respiro. Sì, l'orzaiolo, ma è pure l'orzaiolo ora. Ma sei arrivato tu? Ma in tutto ciò quando è che sei ritorno a fare concerti? Speriamo il prima possibile. Sei l'ultimo concerto che hai fatto? Quando l'hai fatto? Lo ricordi? Oddio, cazzo non me lo sto ricordando. È bizzarra sta cosa. Cosa che stai a fare? Sto facendo una pasta al volo con quello che c'ha. L'ultimo concerto al più, ricordi che è stato? Che ormai io non mi ricordo più, cazzo. Diego Bianchi mi fa quando è stato l'ultimo concerto. Sai che non me lo ricordo. Dicono che vedete, il Covid ti lascia entrare gli strascichi, anche questi vuoti di memoria, ma questo è grosso il vuoto di memoria. Vabbè. Una cosa leggera fatta. Ah, vabbè. Non sei l'unico che beve alcol. Sei pazzo, ma io volevo un piatto leggero. Ma... ok, guarda che pazzo, per solito mi do un pazzo. Ma io ho capito che ne sapeva, infatti io ho lasciato la cucina. Ah, salute, se dovrebbe dire. Buon appetito. Buon appetito. Grazie, un po'. Buona, via. Grazie, via. Non è proprio leggerissimo, buono. Questo è il nostro racconto da Bergamo, un grandissimo applauso a Chino che ha condiviso con noi anche dei momenti insomma decisamente particolari e intimi. E... vostri commenti, Costanze? Non è facilissimo perché abbiamo visto delle immagini molto toccanti ovviamente. Quello che più mi è venuto in mente durante questo tuo filmato è che viviamo in un mondo che, dove nella fiera che abbiamo visto come in tante altre fiere c'erano degli eventi che funzionavano alla grande con migliaia, decine di migliaia di persone che venivano invitati, c'era pubblicità, la gente arrivava, si faceva biglietti elettronici, si organizzavano cose pazzesche, no? In fiera, in concerti, partite e così via. Viviamo in un mondo dove possiamo avere tutto a casa subito. L'altro giorno cercavo un libro per mio figlio che va ancora a scuola e la sera poteva arrivare con Amazon questo libro a casa. Tutto questo è possibile, ma in questi stessi luoghi non siamo in grado di organizzare la vaccinazione delle persone, cioè non so come va ora in questo luogo lì a Bergamo rispetto a altri posti del paese, ma questo non vale solo per l'Italia, vale per tutta Europa, che non funziona semplicemente. Cioè tutta questa nostra società così mega organizzata non riesce invece a né produrre, né distribuire, né fare i vaccini che sarebbero necessari per tutelare innanzitutto le persone più deboli, ma anche fare ripartire la nostra vita in un qualche modo. In tutto questo forse i politici hanno abbastanza fallito, credo, i governi, si vede, ma vogliamo appunto prendere l'esempio della Germania, l'avete tutti sentito cosa è successo questa settimana, no? Indecisioni, decisioni, poi il contrario di tutto. Non c'è nessuna capacità di prendere in mano questa situazione, però poi noi stessi però forse facciamo anche degli errori che continuiamo a vivere senza
etica e morale per quello che riguarda per esempio tutto quel settore delle Amazon, delle distribuzioni del cibo, perché questo lo facciamo senza mai pensare alle conseguenze di tutto ciò. Cioè non, noi usiamo, sfruttiamo delle persone e questo ci lascia poco, non ci tocca molto, mentre dall'altro lato c'è una immensa tragedia e dovremmo cercare di proteggere tutte le persone, anche i lavoratori. C'è qualcosa di storto che dobbiamo riflettere molto seriamente. Grazie Costanzo. Paolo? Diego, ci hai portato nell'epicentro del dolore. Siamo a 107.000 vittime in Italia, oltre 30.000 in Lombardia oggi, oltre 30.000. Il tuo saluto, il saluto di Chino, il tuo saluto a Felice e il nostro saluto alle vittime lombarde e alle vittime italiane. Oh, detto questo, hai fatto vedere anche che non c'è nessun accanimento, perché è stato detto anche questo, no? Nel raccontare, nell'efficienza, né folle soddisfazione no, rispetto all'inefficienza di quelli che sono i più bravi lombardi. E sarebbe una follia appunto fare una riflessione del genere. E quindi hai fatto vedere quello che funziona, no? Quel centro funziona, assolutamente. Però è anche vero, e lo ha detto il sindaco di Bergamo, che quegli errori iniziali sono stati errori e ci trovavamo di fronte a qualcosa che era imprevisto e inaudito. Non arrivare con una banca dati, Marco all'inizio ha citato Gimbe, no? Cioè sappiamo nomi e cognomi, età di chi è malato, è in terapia intensiva, è vaccinato, non è vaccinato, aspetta il vaccino. Ecco, a un anno di quello, dopodiché sapevamo che per uscire dalla situazione della crisi, della tragedia, bisognava fare i vaccini. Non avere un piano preciso con tutti i problemi che si potevano creare, AstraZeneca ai 55 anni, no ai 65 anni, ma risolvibili in 5 minuti con database che funziona. Ecco, a un anno questo è inaccettabile. Questo è inaccettabile. Grazie Paolo. Francesca. Mi ricordavo il servizio dell'anno scorso che ti aveva mandato Chino da là, cioè loro che andavano in giro a portare la spesa, eccetera. E adesso rivedendo quello stralcio che hai messo, pensavo che lo sfondo, la Bergamo dello sfondo mi sembrava diversa. Cioè quelle immagini dell'anno scorso era veramente una città impietrita, lo eravamo tutti, loro più di tutti, visto che appunto erano l'epicentro della pandemia. Adesso vedevo nelle interviste, ad esempio, che hai fatto ai due medici, al medico e alla compagna chirurga, che si vedevano persone dietro, insomma, che in questo bosco la memoria, c'è memoria e c'è anche voglia di ricominciare. Io spero che, non solo come tutti speriamo, che le vaccinazioni siano veloci e ci conducano presto fuori, ma pensavo anche che il sindaco di Bergamo ha toccato il tema della sanità territoriale, di come sono stati, come è strutturata la sanità. Entro il 30 aprile bisognerà mandare il recovery plan italiano in Europa e c'è una congrua fetta destinata alla sanità. Ecco, forse è veramente l'occasione di ritornare a quello che lui diceva, io penso sia molto vero, cioè i due pilastri, non solo un ospedale, ospedali di eccellenza, ma anche la capacità di una sanità territoriale, soprattutto in un paese come il nostro, con 8.000 comuni, tantissime zone montane e tantissimi paesini in cui è difficile raggiungere un grande ospedale attrezzato. Allora forse l'importanza di quella sanità territoriale è il momento di riscoprirla. Grazie Francesca. Marco? Intanto volevo dire una cosa anche a integrazione di quello che ho detto all'inizio puntata, cioè Danilo e Maria sono due medici del Silvia. Pronto soccorso. Danilo e Silvia, scusami, sono due medici, uno del pronto soccorso e lei di chirurgia, sono stati vaccinati. Personale sanitario, le forze armate, il personale docente rientra nelle linee guida e quindi ovviamente abbassano l'età media. Poi ci sono circa 1 milione di persone che anche nelle statistiche del Ministero della Salute e del Governo risultano altro
E allora lì probabilmente c'è qualcosa che non va, tant'è vero che adesso le linee guida hanno ribadito la priorità di essere data alle persone più anziane, anche perché sono le più fragili. E questo ci chiama anche la questione delle antenne, quelle che diceva il sindaco Gori. Le antenne sono le antenne sul territorio. Noi le antenne le abbiamo smarrite su tutti i campi, su quello del lavoro, su quello della giustizia sociale, su quello politico e su quello sanitario. E qui questo è un punto su cui non ci sono alternative. Il pubblico deve fare il pubblico, lo Stato deve fare lo Stato. Se non ci sono le antenne, non è che deve arrivare la pandemia, può arrivare un'alluvione, il dissesto idrogeologico, può arrivare un terremoto, può arrivare una fabbrica che chiude e sei completamente indifeso rispetto all'esigenza di dare un sorriso ogni giorno, come diceva Felice, come scritto sulla sua donna.